Cordofoni, il violino. È lungo 62 centimetri, ha un timbro dolce, tagliente, brillante. Ha quattro corde, una tastiera, due fori di risonanza, un ponticello e una cassa armonica e una mentoniera dove appoggiare il mento. Poi c'è l'archetto, che è una asticella di legno duro, con 150 crini di cavallo imbevuti di resina che lo rende aderente alle corde. La viola è lunga 74 cm. Ha un timbro morbido, pastoso, quattro corde più lunghe e spesse del violino ed è per questo che garantiscono il timbro caratteristico della viola. Poi ci sono i piroli. Come si suona? Si poggia sulla spalla sinistra, si tiene con il mento, le dita della mano sinistra si muovono sulla tastiera e premono sulle corde variando la lunghezza. Le dita della mano destra muovono l'archetto sulle corde. Poi c'è il violoncello, che è più lungo, 120 cm, quattro corde più lunghe e spesse della viola. C'è un puntatore e il timbro è grave, cioè un'ottava sotto la viola, caldo e vibrante. Come si suona? Poggiato a terra col puntatore, il manico sulla spalla sinistra, da seduto e posto tra le ginocchia. Poi c'è il contrabbasso, lungo da 178 a 198 cm. È il più grande tra gli archi. Può avere fino a 5 corde, più lunghe e spesse del violoncello. Il timbro è più grave, scuro, profondo. Come si suona? In piedi, su uno sgabello alto, ad esempio nel jazz, pizzicando le corde, oppure strofinate, in musica classica. Sostiene gli altri archi. Poi ci sono i cordofoni a corde pizzicate. La produzione del suono avviene pizzicando le corde con le dita, con un plettro o con delle asticciole di legno. L'arpa, il clavicembalo, la chitarra, il mandolino e il banjo. L'arpa è alta 180 cm, 47 corde. Ha una cassa armonica, sette pedali per l'intonazione e fatta in legno di acero. Il timbro è delicato, brillante. Come si suona? La cassa armonica sulla spalla, pizzicando le corde con due mani e da seduti. Il clavicembalo può avere una, due o addirittura tre tastiere, sette pedali, per suoni acuti e gravi. E una cassa armonica in legno. I pedali sono da 1 a 3. Qui c'è un refuso. La cassa armonica contiene le corde. Il timbro può essere metallico o cristallino, senza sfumature, o forte o piano. Come si suona? Le dita azionano i tasti azionano delle aste con dei plettri e i plettri pizzicano le corde. Poi c'è la chitarra, è uno strumento lungo 100 cm, c'è un foro centrale di risonanza chiamato buca, una cassa armonica in legno a forma di otto e una tastiera con dei piroli e una paletta. Il timbro è dolce, vellutato, usato come solista o usato come accompagnamento. Si suona pizzicando le corde con le dita o con il plettro. Poi c'è il mandolino lungo 100 cm con una cassa armonica a fondo panciuto, quattro corde metalliche doppie, un timbro brillante con un effetto a tremolio. Si suona pizzicando con le dita o con un plettro le corde. Poi c'è il banjo lungo 100 cm da 4 a 9 corde, ha una cassa armonica circolare fatta da un tamburello e sopra carta pergamena. Ha un timbro brillante, chiaro e si suona pizzicando le corde con le dita o con un plettro.